Dopo la notizia che l'EPA, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, ha intenzione di rivalutare l'impiego di amianto nelle costruzioni, il sindaco di Casale ha deciso di scrivere al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Perché, sindaco, questa decisione? Questa decisione è nata tanto da un moto spontaneo su cui poi ho anche riflettuto e mi è sembrato doveroso, come sindaco della città che è simbolo nel mondo della lotta all'amianto, anche per tutte le vittime che noi ancora ogni giorno dobbiamo piangere, far presente al presidente Trump che è un'idea direi scellerata, quella di riproporre l'uso dell'amianto nell'edilizia, soprattutto come sembra dalle notizie che leggiamo. E quindi gli abbiamo pregato di ripensarci e soprattutto magari invece di pensare a ripristinare l'uso dell'amianto, a fare ricerca sia sui materiali per l'edilizia che possano sostituire l'amianto con un certo modo economico e sia sulla lotta al mesotelioma, quindi sulla ricerca per sconfiggere questa malattia che per adesso è mortale ed è dovuta esclusivamente all'inalazione dell'amianto. In questo la sua città, Casale, è un punto di riferimento mondiale. Sì, è un punto di riferimento mondiale. Siamo collegati con tutte le associazioni delle vittime, dei familiari delle vittime per l'amianto e siamo, diciamo, un simbolo per la lotta che tutta la città ha saputo fare portando a processo Smidaine. E quindi stiamo bonificando, perché è la nostra assoluta priorità. Pensiamo nel 2020 di aver liberato la città e 48 comuni che sono d'intorno a questa città dall'amianto, e quindi ci stiamo mettendo tutte le nostre forze e non vorremmo proprio dover assistere al ripristino di questa terribile fibra. Nella sua lettera, sindaco, ha parlato di vera e propria indignazione. Sì, certo, questa è l'unica parola che si può dire. Io non so con quale motivazione sia stata presa questa decisione, perché ormai è acclarato la correlazione fra l'amianto e le malattie asbesto, appunto, che si chiamano appunto asbesto correlate, cioè le malattie polmonari, fra cui il mesotelioma, che è una malattia che non perdona. A Casale noi abbiamo almeno un morto alla settimana di mesotelioma, 52-60 casi all'anno, e non abbiamo ancora raggiunto il picco. Ricordo che questa malattia ha un'incubazione di 30 anni. Adesso si stanno ammalando i giovani e muoiono persone di 35-36 anni che non hanno avuto nulla a che fare con la fabbrica che è stata chiusa nell'86 e con il lavoro nell'Eternit. Sono persone che hanno vissuto tranquillamente nella città e hanno purtroppo respirato il polverino dell'amianto. Quindi noi stiamo pagando un prezzo altissimo, ma come noi tante altre parti del mondo. In Giappone l'amianto, la malattia del mesotelioma, hanno un rilievo altissimo fra la popolazione. E pensate che se non si bonifica, tra 30 anni saranno i bambini di oggi ad avere questa malattia. Quindi noi siamo in preda a questa cosa, stiamo cercando di togliere l'amianto dai tetti, da tutto ciò che, soprattutto nell'edilizia, perché là dove tutti viviamo e dove tutti veniamo a contatto con la fibra, e ci sentiamo dire da un paese sviluppato, da un paese progredito, da un paese ricco, che viene ripristinato l'amianto, nell'uso dell'amianto nell'edilizia, come si fa a non essere indignati? Noi sappiamo che viene prodotto in India, che viene prodotto in alcuni paesi dell'est che consideriamo meno democratici dei nostri, ma non possiamo pensare che un paese come gli Stati Uniti d'America, che vogliono essere d'esempio al mondo, possano fare una cosa del genere.